Amici di canalecaccia.tv, siamo a IVA edizione 2023, sono con l'amico Piovanelli all'interno dello stand Faberme. Caspita che bei prodotti, eh? Linea da tiro? Una linea da sporting, tiro? Sporting. In casa Faberme. Allora, presentiamo un nuovo prodotto che è lo N2RS dedicato allo sporting. Deriva direttamente dall'Elos N2 Sporting che abbiamo in listino da parecchio tempo e che manteniamo ancora in produzione. Diciamo che è una versione più indirizzata ad un uso specifico, più pro, diciamo. Possiamo definirla una più bilanciata. Abbiamo un peso leggermente spostato verso il calcio. Abbiamo lavorato sulla impugnatura, che è leggermente più piena, quindi riempie più la mano, e rispetto all'N2 Sporting abbiamo cambiato l'asta, che è di tipo tondo anziché quella a becco che abbiamo nell'altra versione. Un'arma leggermente migliore anche per quanto riguarda il bilanciamento delle canne, che sono state appesantite, parliamo di qualche decina di grammi, per avere un'arma. Però i dettagli, no? Sul tiro, chiaramente. I dettagli contano sempre sul tiro. Per noi, diciamo, neofiti tiratori come posso essere io, sembrano veramente dei peli nell'uovo, la ricerca di chi è che fa tante pedane invece. Si rende conto che invece, quando si vuole raggiungere un risultato di rilievo, conta ogni singolo particolare che mette il tiratore nella migliore situazione per avere fiducia nell'arma e non dubitare mai delle proprie capacità. Bene. Vedo diverse lunghezze di canna. Sì, canna lunghezza da 71, da 76 o da 81, naturalmente sempre canne tribord fatte da noi, che sono ormai un marchio di fabbrica della nostra società, ricavate dal pieno, per perforazione profonda, con tutti i vantaggi che questa tipologia di produzione porta per quello che riguarda la compattezza della rosata e quant'altro. Tutto è una questione sulla quale riteniamo sia assolutamente il caso di continuare a investire, perché i risultati ci danno ragione, sia da un punto di vista prettamente tecnico che di apprezzamento da parte di mercato. Non dimentichiamo poi che anche quest'arma, come la maggior parte delle armi di nostra produzione, oltre ad avere superato la prova normale del banco di prova, sono provate espressamente per nostra richiesta ad una pressione di 1630 bar forzata, della quale viene rilasciato naturalmente certificato di prova da parte dell'ente preposto. Bene, allora io intanto ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato, rimandiamo i nostri amici cacciatori sul vostro sito internet. Esattamente. Che l'indirizzo, se lo vogliamo ricordare, www.fabarm.com. Sul quale è disponibile qualsiasi informazione, aggiornata sempre in tempo reale anche per eventuali integrazioni e modifiche che possono intervenire nel corso dell'anno. Perfetto, io ti ringrazio al solito, come grazie, vedi piano piano ci stiamo rimettendo. In bocca al lupo. Crepi il lupo.